Gesù tese la mano, lo toccò e subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebbroso. E così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto. Lui, Gesù, prende da noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e risanante. Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un sacramento. Il Signore Gesù ci tocca, ci dona la sua grazia. In questo caso pensiamo specialmente al sacramento della riconciliazione che ci guarisce dalla lebbra, dal peccato. Ancora una volta il Vangelo ci mostra che cosa fa Dio di fronte al nostro male. Dio non viene a tenere una lezione sul dolore, non viene neanche ad eliminare dal mondo la sofferenza e la morte, viene piuttosto a prendere su di sé il peso della nostra condizione umana, a portarla fino in fondo per liberarci in modo radicale e definitivo. Io vi domando, voi, quando aiutate gli altri, li guardate negli occhi? Li accogliete senza paura di toccarli? Li accogliete con tenerezza? Come aiutatevi? A distanza o con tenerezza, con vicinanza?